Oggi un video ad acquarello. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi riprendiamo in mano gli acquerelli e da un bel po' che non li usiamo e così mi andava proprio di sedermi e fare un video molto pacificato insieme a voi. Dipingeremo insieme una bellissima rosa. E allora spostiamoci di là e vediamo come verrà. Ed ecco l'occorrente per fare il nostro acquerello. Innanzitutto dello scotch carta, un tagliabalsa per tagliare la porzione di foglio che ci interessa, le gomme, la normale gomma siliconica più un po' di gomma pane, una matita per riproporre il soggetto, dei pennelli a manico corto per acquerelli. Io qui ho una varietà di pennelli della Tintoretto e di volta in volta quando li userò vi dirò quale sto utilizzando, acqua e tovaglioli di carta o pezzetta, i vostri acquerelli preferiti. Ho selezionato degli acquerelli Godet. Ho preso i miei Winsor & Newton fedelissimi da sempre e i miei altrettanto fedelissimi Ferrario, due qualità eccelse di acquerelli Godet, le mie preferite, diciamo. Non vi ho mai recensito i Winsor & Newton, la volete una recensione degli acquerelli Winsor & Newton? Sono degli acquerelli molto particolari per una motivazione ben precisa. Lasciatemelo scritto tra i commenti e se vi interessa vi faccio anche la recensione di questi acquerelli. E poi come carta uso la Fabriano Blocco per Artisti 50% cotone, un bellissimo blocco. Io già ho porzionato naturalmente il foglio che mi servirà, il blocco si presenta così, è veramente un bel blocco affidabilissimo che io userò sul retro, per esempio, per poi andare a fissare il mio lavoro e usare proprio il blocco come tavolozza. Quindi il retro, sappiate, dei blocchi lo uso sempre a mo' di tavolozza. Cominciamo con riportare il nostro disegno. Oggi voglio dipingere con voi una rosa, quindi andiamo prima ad impostare la forma della rosa stessa. Come prima cosa impostiamo il disegno. Lo faccio in maniera molto approssimativa, giusto per capire gli spazi e i volumi che occuperò. Cerco naturalmente di costruire comunque una rosa che abbia un senso, quindi i cui petali si intersechino nel modo giusto. Ed ecco il perché di tanta gomma. Allora, costruiamo benissimo il disegno. Quindi adesso assicuriamo il foglio su un supporto rigido. Lo faccio con dello scotch carta e adesso tampono con la gomma pane tutto quello che ho disegnato in modo da far quasi scomparire, non del tutto, ma alleggeriamo, diciamo, il tratto. Adesso uso un pennello in Martora Konischi e comincio a dare le campiture di fondo. Cosa faccio? Bagno il fondo e quindi ripasso sopra con dei colori un po' più intensi. Allora, bagno tutta la parte che voglio colorare, voilà, dopodiché prendo una pennellata dalla pozzanghera di colore che ho preparato all'interno della mia scatolina. Io ho fatto una miscellanea tra un rosso lacca e un rosso vivo e comincio a passare su tutto. Questo sarà il mio fondo bagnato su bagnato. E farò così tutte le parti che dovranno risultare in ombra, dando un primo fondo che le distingua dalle parti che invece dovranno risultare in luce, che per il momento non colorerò assolutamente. Adesso, mentre ancora è bagnato, do i primi tocchi di ombreggiature più scure e più marcate. Appongo il colore così a macchia, quindi lo stendo già che il fondo è ancora bagnato. Come vedete, per le ombre non userò quasi mai il nero, ma userò sempre una miscellanea di blu e marroni. Il nero lo userò solamente in un caso, e ve ne accorgerete, mescolato ai blu e ai marroni per dare una profondità pazzesca ad una parte del disegno. Adesso continuo a riempire il mio disegno con luce e ombre, sempre bagnato su bagnato. Come vedete, spazio da una parte all'altra perché ho necessità che i fondini mano a mano si asciughino per poter poi intervenire in maniera più incisiva con delle velature che voglio dare da bagnato su asciutto.
In questo momento sto cercando di stabilire quella che deve essere la grandezza, l'ampiezza, la profondità dei petali e soprattutto il movimento degli stessi. Vedete, qui per esempio sto aggiungendo un petalo trasversale che non avevo disegnato, ma che aggiungo semplicemente con la posizione del colore. Completo l'arrotolarsi dei petali e immetto ancora fondi. Man mano che vado avanti mi vedrete usare i tovaglioni di carta per scaricare il colore. Questo mi serve per dare un fondo di colore che non sia troppo carico. Ecco, qui arriva il nero miscelato al blu e al marrone, su cui adesso sto andando ad aggiungere subito il rosso. Mai il nero in purezza. E qui vedete che uso la gomma e rettifico il giro della rosa, perché il disegno, man mano che lo riempite, vi dirà da solo dove dovrà andare e se la rosa ha un senso oppure no. Continuate ad osservare il vostro disegno mentre lo compilate. Aggiungo profondità immettendo gli scuri e faccio asciugare sempre prima di andare avanti con la posizione di altre sfumature. Adesso sto usando un pennellino sottilissimo per dare una linea filiforme. Ora, in questo momento, uso un pennello in sintetico. Questo mi serve perché, avendo delle setole meno assorbenti e più flessibili, riesce ad apporre il colore con maggiore precisione. Quindi vedete che io cambio il pennello a seconda che voglia una pozzanghera più generosa o che voglia che il colore venga più trattenuto tra le setole e che sia io a decidere dove spanderlo. Mentre uso il pennello sottile, lì dove voglio dare gli scuri più profondi e le definizioni più nette, quasi fotografiche. Con la pezzetta tiro via l'eccesso, mentre col pennello in martora, vedete, spando delle belle pozzanghere. Con il pennellino ritorno ad essere precisa. E come vedete, in quelle zone d'ombra io ci sto molto attenta e ritorno più volte. Non lavoro un pezzo tutto in una volta, ho necessità di far asciugare e ritornare l'asciutto per intensificare il colore senza renderlo compatto, ma lasciando la trasparenza dell'acquerello. Quindi lo stratifico piano piano. Qui vedete sono cominciate le velature. A questo punto io comincio a intervenire in maniera più libera, diciamo così, sulle parti che ho colorato. Cerco di inserire il colore e piano piano intensificherò gli scuri. Qui invece continuo con la mia solita compilazione a campitura e poi piano piano a velatura. Vedete, questo pennellino in martora sintetica mi permette di centellinare maggiormente il colore. Le setole non rilasciano tutto di botto il colore sulla carta, quindi io riesco a picchettarlo e poi a stenderlo come voglio, a direzionarlo, ad essere più precisa. Idem per questo pennellino ultra sottile. Come
vedete, cerco di eliminare i margini dei miei petali, come faccio? Apponendo un colore di fondo che sia della stessa gradazione della linea della grafite. Vedete, quello che vi dico anche al corso di disegno, date un fondo che inglobi il margine in modo da farlo appartenere ad una dimensione e non essere rimarcato. Adesso insisto con gli scuri, che non sono di per sé scuri, possono essere anche dei colori, dei toni più scuri, come vedete con questi rossi molto più accentuati. A questo punto il più è fatto, stabilire gli spazi adesso è molto più semplice, quindi annerisco lì dove voglio che ci sia maggiore profondità e continuo a compilare le parti che ancora devono essere completate. Per tirare via il colore in eccesso uso sia il pennellino che la pezzetta indistintamente e continuo a velare, velare e velare. La pezzetta può anche servirmi per accelerare l'asciugatura, come in questo momento, perché si è fatto tardi e avevo fretta di finire. Quindi la tampono, quindi metto un po' più di colore, lo tampono in modo che il supporto sia subito pronto per ricevere il nuovo strato di colore. È un modo per accelerare il lavoro che può essere in qualche maniera utile. Accentuo gli scuri in prossimità dei chiari per farli risaltare maggiormente. Velo ancora un po' lì dove necessita una coloritura maggiore. Adesso inserisco una leggera coloritura anche sulle parti chiare e faccio il micro sfondo che si vede. Intensifico le profondità più accentuate, faccio lo sfondo. Come vedete anche lo sfondo non lo faccio tutto in un'unica volta, ma faccio asciugare e poi ripasso una seconda mano proprio per non renderlo compatto, ma per lasciare la trasparenza. E adesso stacco lo scotch, cancello i rimasugli di grafite sui bordi e il gioco è fatto. Bene, una firmetta a matita e il lavoro è completo. Avrei potuto lavorarci ancora di più, ma ragazzi, adesso c'è Renzino che mi chiamava, quindi dovevo smettere. Penso abbiate capito il concetto comunque. Che delicata la nostra rosa, ho utilizzato la tecnica del bagnato su bagnato, petalo per petalo e poi le finiture da asciutto. Tamponate sempre prima molto bene la matita e mi raccomando, insistete col colore nelle zone in ombra, ma non col nero. Avete visto come le miscellane di colore siano importanti per creare le diverse intensità delle ombreggiature. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia rilassato e vi abbia anche divertito e incuriosito. Se è così, acquerellatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Venitemi a trovare anche su Instagram, dove ci sono sempre delle anteprime su tutti
tutti i video di Arte per Te e vi aspetto anche sui miei due canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Il primo è un canale di beauty, lifestyle, dove potrete conoscermi meglio, e il secondo invece è un canale di cucina divertentissimo che ho insieme a mio marito. Bene, vi ho detto tutto? Ah no, vi ho detto che ci diamo appuntamento qua? Sì, sempre nel prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!